Buonasera, mi sono rimasti 8 minuti, se era mezz'ora, va bene, proverò a essere rapido, tranquillo. Grazie per l'invito all'Associazione Città del Corpus Domini, grazie al parroco che ci ospita e un saluto affettuoso a Sua Eccellenza a cui sono affezionato e anche sono onorato di parlare davanti al sindaco e alle autorità qui presenti, ma soprattutto a tutti voi. Chiedo scusa per il soprattutto, che non è una diminuzione delle autorità, ma perché la comunità che ascolta è il fondamento del motivo per cui noi siamo qua. Allora, siccome la parola di Dio è lieve, grazie a Dio, e come la brezza, dice Elia, cerchiamo di essere il più possibile leggeri, perché siamo stanchi, abbiamo ascoltato una bellissima funzione. E io non sono qui a caso, perché il caso non esiste. Vorrei ricordare ad Ora Eccellenza, il caso non esiste. Se esiste il caso, non esiste l'uomo. Magari esistono delle sincronicità, come diceva Jung, che hanno un senso che poi si svela più andando avanti. Io ho un'origine nativa che non è orvietana, però consentitemi di dirmi orvietano, almeno in parte. C'è un segno importante nella storia di questa città che lo posso dire senza nessuna autocelebrazione, si deve a Riccardo Misasi, mio padre, che con coraggio decise di risolvere una querela che non si risolveva, perché in Italia ci si litiga per questioni di lana caprina e non si montavano le famose porte del Duomo d'Orvieto. Quindi quando papà decise di risolvere questa situazione che era diventata veramente assurda, e poi magari in un'altra sede vi racconterò gli aneddoti di questa, perché varrebbe la pena di raccontarli adesso, perché c'è tutta l'italianità per come si trovavano scuse. A un certo punto si era trovata la soluzione che per mettere d'accordo tutti si montassero al contrario, in modo che quelli che le volevano stavano dentro e quelli che non le volevano stavano fuori. Allora papà disse no, o si montano o non si montano. Comunque questo è raccontato nel libro Storia del comune di Orvieto, della città libera di Orvieto, che mio padre ha scritto onorando il suo amore che aveva per questa città. Quindi è una porta che ha aperto, perché poi per combinazione l'anno dopo noi venimmo in questa zona. E quindi quella porta ha aperto una storia. Noi siamo qui a celebrare la storia, ma che cos'è la storia? La storia non è soltanto un insieme di notizie, per quanto interessanti. La storia siamo noi. Perciò ho detto a questa comunità che ascolta che il vostro ascolto, il mio ascolto è importante. Tutto inizia con l'ascolto. Ascolta Israele, diceva qualcuno. L'ascolto per me, spero di non andare al rogo, è la prima forma di carità. Si può tradurre obbedienza anche, obbaudire, ascoltare qualcosa. È molto importante ciò che ascoltiamo. La storia la stiamo facendo adesso. La storia non è il passato. Mio padre aveva un motto, che è anche il motto della fondazione a lui dedicata, che si chiama Riccardo Misasi, ereditare la terra, con la quale vogliamo fare una serie di iniziative anche in questo territorio. Papà diceva guardare al futuro con cuore antico, coniugando il futuro con il passato. La storia non è il passato. Se dobbiamo ricordare qualcosa, ricordiamoci che abbiamo un futuro, è la prima cosa da ricordare. Invece noi pensiamo che ricordare, memorare, è il passato. No, memorare è attualizzazione. Ricordati, o pietosissima Vergine Maria. Ma quella lo sa. Non è che glielo dobbiamo ricordare noi, è che noi attualizziamo. Cioè far memoria significa attualizzare e quindi proiettare in avanti, non indietro. Ma ci rendiamo conto che cos'è stata questa piccola cittadina? La seconda casa del pane, la prima la sapete qual è? Qual è la prima casa del pane? Dove sta? Vediamo se qualcuno lo sa, gli ecclesiastici tacciano, e anche quelli dell'associazione. Dov'è la prima casa del pane del mondo? Chi è il pane di vita? Chi è il pane di vita?
Chi è? Oh, ma cattolici in chiesa non ce ne so. Chi è il pane di vita? Pane di vita sei tu, Gesù. È Gesù, ok? Oh, ma state sentendo, eh? Faccio domande, eh? Dovete rispondere. Allora, dove è nato Gesù? Dove è nato Gesù? A Betlemme. Sapete cosa significa Betlemme? Casa del pane. La prima casa del pane è Betlemme, la seconda è Orvieto. Questa cittadina ha parlato al mondo, ha parlato alla storia, ha parlato alla storia per sempre. Guardate che combinazione. Urbano IV per difendersi, a volte il male fa il gioco del bene, eh? Attenzione, che il male mica è tanto intelligente. Allora che fa? Urbano IV si arrocca ad Orvieto per difendersi dal rischio che correva per le aggressioni sveve, se non sbaglio, Manfredi, se non sbaglio, mi correggono gli storici, si trova qua, quindi sposta la corte, quindi rende centrale Orvieto rispetto alla corte papale, che non era una cosa piccola. Il papato era l'unica autorità morale che si opponeva all'imperatore, creava una dialettica. Ricordatevi una cosa, quando c'è una dialettica c'è uno spazio di libertà e là si gioca la vita delle persone, delle civiltà e delle comunità. Grandi personaggi, Alberto Magno, fu Alberto Magno a dire quel bue muto, quando parlerà farà muggiti che si ricorderanno nella storia. Ma poi questa teoria, questa cosa del silenzio di San Tommaso la voglio riprendere dopo. Questa città ha parlato al mondo, ma non ha parlato e non parla più. Basta con questa visione polverosa della storia. O la storia siamo noi o siamo morti. Cioè o è vita ed è eterna. Questa è la storia della Chiesa. La Chiesa è un corpo vivo che è anche storiografico, perché ci sono episodi, ma ha una vita dentro. Questa vita è il memorare. Fate questo in memoria di me, ricordati, o preziosissima Vergine Maria. Cioè, fare memoria è il senso vero, che ci dà anche il senso del corpo, dell'unità. Questo senso del corpo e della solidarietà non è soltanto cristiano, c'è già nel paganesimo. Penso all'apologo di Menenio Agrippa. Menenio Agrippa, per indicare la necessità di armonizzare le diverse parti del corpo civile, fa il famoso apologo che il cibo, le mani si rifiutavano di portare il cibo alla bocca, quindi lo stomaco, che era il cuore, si indeboliva e quindi la società decadeva. Non è, il cristianesimo gli mette un senso di eternità, di continuità e di prospettiva. Qual è il senso finale? Tutto ha un'origine, ma qual è il senso finale? L'escatologia della storia. Questo ci dobbiamo chiedere se vogliamo celebrare San Tommaso. Sì, San Tommaso è stato qui e ci lascia, forse se ascoltassimo in silenzio sentiremmo ancora i suoi passi, perché secondo la teoria che già la fede aveva anticipato, Einstein rivela nel Novecento, la categoria spazio-temporale è una. In realtà noi siamo cronologici, ma in un unico spazio-tempo, che è tutto insieme, è già tutto prima e tutto dopo. Vabbè, ma questo è fisica e ne parliamo un'altra volta. Allora, che cosa vogliamo dare? Quale senso vogliamo dare? Io sono contento che ci sia il sindaco, perché questa, posso dire, bella sindaco... Viva le donne, che hanno quel senso prudente e costante della quotidianità, e quindi possono andare più lontano, forse possono con quel passo lento, no? Che è anche della storia. E ritroviamo questo spirito che ha fatto di questa città il centro del mondo, non guardando al passato, ma ricevendo questa eredità come una consegna. Riapriamo le porte di quella speranza. Qua non sono state pronunciate parole così. Quando lui, San Tommaso, riscrive, perché era stato scritto già nel VI secolo il Pange Lingua, riscrive, e quando dice l'antica legge cede alla nuova, la nuova legge è questo pane, è una frazione fragile. Io mi sono permesso, se Eccellenza permette, di paragonare il processo storico e in qualche misura anche quello della Chiesa alla favola di Pollicino.
non so se ve la ricordate, Pollicino perde la strada e la ritrova prima con le pietre e ritorna a casa. Le pietre potrebbero essere i monumenti, le grandi costruzioni teologiche, cioè tutti i costrutti potrebbero essere le pietre. Poi viene rivenduto, povero figlio, coi fratellini, e c'ha solo le mollichine, ma le mollichine vanno custodite, se no gli uccellacci li prendono. Le frazioni del pane vanno custodite nei tabernacoli, nei nostri cuori. E che fa? Si salva con gli stivali delle sette leghe, cioè con la rapidità, con l'astuzia, perché i cristiani se lo dimenticano che devono essere astuti, pensano soltanto al candore della colomba. Ma Gesù ha parlato di un et, non di un out, non è che ha detto siate o astuti o candidi, ha detto siate candidi, perché il nostro cuore deve rimanere virginale, abbiamo una madre per questo, sempre vergine, ma deve essere astuto, prudente. Allora, qual è l'astuzia di un sindaco? Non è soltanto risolvere le tante beghe del quotidiano, alla mia solidarietà, e mettere d'accordo i diversi partiti, le diverse opinioni, gli ego, io sono questo, io sono quello. No, se mi posso permettere, glielo auguro, così come di un pastore, il compito di chi custodisce è interpretare lo spirito profondo di un luogo. C'è un genius loci, uno spirito dei luoghi? Ecco, qui ha parlato altro che Muggiti. Allora, se non partiamo da questo, non ha neanche senso che ci vediamo. Siamo cembali che tintinnano, magari qualcuno dirà che belle parole, ma ti rendi conto? Ma poi tutto ritorna nella polvere. La storia non è la storia della polvere, la storia è la storia del fuoco. Mi pare che attribuita a Gustav Mahler la tradizione è conservare il fuoco, non custodire, venerare le ceneri. Io dico una cosa invece, cristianamente secondo me la storia è anche custodire le ceneri, le reliquie, no? Spesse reliquie nostre, diceva Cicerone, perché sono appunto segni, ma senza il fuoco quelle reliquie non hanno senso. Ecco gli stivali delle sette leghe di Pollicino. Allora, questa memoria, per esempio, faccio una provocazione se posso, nel libro, Libro Comune di Orvieto, Riccardo Misasi fa un piccolo pamphlet sulla toponomastica. Ma lo sapete che San Tommaso d'Aquino non è ricordato in questa città? Urbano IV non è ricordato? Non è ricordato Bonifacio VIII, che ha fatto tantissimo per la città di Orvieto. Non è dedicato l'unico papa inglese della storia che ha creato la libertà del comune di Orvieto. Vogliamo ridare, almeno se non si può fare diversamente, a una toponomastica celebrativa di Targhe, valore a questi signori a cui noi dobbiamo riconoscenza, che devono continuare a parlare. Non rendiamo noi muti i buoi. Poi c'è una piccola aggiunta che voglio fare sul silenzio e sulla parola. San Tommaso a un certo punto, verso la fine, ha una visione. E dopo la visione si chiude in un religioso silenzio e dice a Reginaldo: tutto quello che io ho scritto rispetto a quello che ho visto è paglia. Allora che cosa dobbiamo fare, Don Benedè, rispetto allo scrivere, alla teologia? San Tommaso non vuole dire che non vale, ma vuole dire che senza la visione, che è molto più suggestiva, è gioiosa, è leggera, la vita dello spirito assomiglia più a un Luna Park che non a una polverosa accademia. Casa Misasi c'ha un motto simpatico: noi siamo meridionali, abbiamo sangue napoletano, il nostro motto è santi, non pesanti. Tutto ciò che è vivo è leggero, in quanto leggero è serio. Allora, se vogliamo essere seri, se vogliamo essere leggeri, dobbiamo ricordare, ma dobbiamo saper scegliere ciò che dobbiamo ricordare ed essere parola viva, nutrendosi dell'unico pane vero. Grazie. Da chiamare in causa, almeno permettiamo al nostro sindaco anche di dire una parola anche conclusiva.
Sì, sarò molto breve, ma ho preso praticamente due sberle oggi, perché mi avete fatto pensare molto e riflettere molto in senso positivo, perché questa è stata, no, perché le carezze, qualche volta uno si adagia sulle carezze, invece quando arriva la botta dice hanno ragione. Ed è vero, questo è stato un pomeriggio molto bello, molto significativo, direi, anche per me che sono sindaco e che non sempre conosco, non conosco tutto di questa città. E questo è una cosa non bella, me ne rendo conto. No, è bello dirlo perché diciamo che dobbiamo essere sinceri con noi stessi prima che con gli altri. E, intanto grazie eccellenza per la sua omelia, è stata molto bella e siamo felici anche di aver condiviso con lei il ricordo della sua nomina a vescovo. Che dire, dico che effettivamente c'è bisogno di riscoprire le vere vocazioni di questa città e le possiamo riscoprire attraverso la conoscenza. Perché altrimenti noi ci perdiamo. Noi sappiamo che la nostra città è bella, prestigiosa, è grande, ma qualche volta non sappiamo il perché. E allora quando noi ci sentiamo grandi e prestigiosi, forse cadiamo nella superbia. E invece dobbiamo fare altro. Dobbiamo saper anche spiegare perché questa città è così prestigiosa e così importante. E queste occasioni sono importanti per questo, per rendere effettivamente valore ad Orvieto e renderci consapevoli di questo. Io credo che la consapevolezza sia un qualcosa che può fare molto, può aiutarci anche a trasmettere poi il vero valore di Orvieto. E, ho apprezzato molto e anche l'esortazione del Vescovo quando appunto diceva riscopriamo la vera vocazione, perché effettivamente noi custodiamo in questa città ciò che ha valore universale, quindi Orvieto ha valore universale. Esatto, quindi dobbiamo riconoscerlo, esserne consapevoli, saperlo comunicare e soprattutto essere noi consapevoli di questa capacità che ha Orvieto di essere valore universale. È un percorso che questa città deve fare, che mi piacerebbe cominciare a fare perché siamo in ritardo rispetto a questo con l'associazione Orvieto Città del Corpus Domini. Io spero di poter in questi 5 anni in cui sarò sindaco iniziare, non dico concludere, ma iniziare questo percorso, perché credo che sia importante. Vi ringrazio e buonasera a tutti. Chiedo scusa se prendo la parola, ma se gli schiaffi fanno questi effetti sono pronto a menare tutti, eh? Un saluto, ringraziamo. Mi ha colpito ciò che diceva Maurizio, mi ha colpito una parola, ascolto. Mi colpiva perché la fede nasce dall'ascolto, quello Shema Israele, ascolta Israele, no?